Buongiorno a tutti, presentiamo l'infografica statistiche sull'acqua pubblicata sul sito dell'Istat a marzo 2020 in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, una giornata istituita dall'ONU e celebrata ogni anno il 22 marzo in tutto il mondo. Rappresenta per l'Istat un momento importante, ormai consolidato, per la diffusione di un focus tematico, prodotto quindi annualmente, che ha l'obiettivo di integrare varie fonti informative e statistiche sull'acqua e sui servizi idrici. L'acqua svolge un ruolo centrale e prioritario in tutti gli aspetti della vita del nostro pianeta, con inevitabili ripercussioni sull'ambiente, sul benessere dei cittadini, sull'economia, sulla politica, ed è per questo che rappresenta per l'Istat e per la statistica ufficiale un tema di interesse cruciale. Inoltre, i cambiamenti climatici in atto hanno impatti rilevanti sulla disponibilità di acqua, aggravati anche dalla vulnerabilità dei sistemi di approvvigionamento e spesso dalla mancanza di una pianificazione strategica di lungo periodo della sostenibilità della risorsa idrica. Passiamo quindi a illustrare i contenuti dell'infografica. Sono analizzati tre temi: acqua potabile, acque balneabili e servizio idrico. I dati, come indicato, sono riferiti agli anni 2018 e 2019. Per quanto riguarda acqua potabile, abbiamo proposto nell'area in alto a sinistra dell'infografica i primi risultati del censimento delle acque per uso civile 2018, conclusosi a fine 2019, fornendo alcuni indicatori su prelievi, consumi e dispersioni. Nel 2018, come si vede, sono stati prelevati per uso potabile complessivamente 9,2 miliardi di metri cubi di acqua, che sono praticamente 419 litri per abitante al giorno, con una netta prevalenza di acque sotterranee pari all'84,8% della risorsa prelevata. Nella fase di distribuzione dell'acqua potabile nei comuni capoluogo di provincia sono stati erogati agli utenti finali, dai gestori del servizio, per gli usi autorizzati sul territorio, quindi usi domestici, usi pubblici, servizi, usi artigianali e commerciali e quant'altro, 237 litri per abitante giorno, rappresentati simbolicamente dalla goccia che troviamo sulla sinistra nell'infografica. Altra importante informazione sono le perdite idriche totali in distribuzione, che sempre nei comuni capoluogo di provincia hanno raggiunto nel 2018 il 37,3% dei volumi immessi in rete. Si tratta di acqua, quindi, che viene prelevata, che viene immessa in rete, ma non arriva agli utenti finali a causa delle dispersioni. Quindi delle perdite fisiche dovute alle rotture, alla vetustà degli impianti, nonché alle perdite amministrative legate essenzialmente agli allacci abusivi e ad errori di misura dei contatori. All'acqua potabile e in particolare ai prelievi è dedicato il messaggio che troviamo nella parte centrale dell'infografica, che ci dice che per la prima volta negli ultimi 20 anni il volume prelevato si è ridotto. Altro tema affrontato è quello delle coste balneabili. Il 67,9% della costa italiana è stato monitorato ai fini della qualità della balneazione, e da questo monitoraggio è risultato che nel 93,5% dei casi la qualità è eccellente. Sulla parte destra della infografica diamo voce alle famiglie e alla loro soddisfazione per quanto riguarda il servizio idrico attraverso i dati dell'indagine Istat Aspetti della vita quotidiana. Nel 2019 le famiglie allacciate alla rete idrica si dichiarano molto o abbastanza soddisfatte dell'assenza di interruzione della fornitura nel 90% dei casi. Nell'86,6% dei casi si dichiarano molto abbastanza soddisfatte del servizio idrico, nell'80% per la frequenza della fatturazione, leggermente più contenuta la quota di famiglie molto abbastanza soddisfatte per odore, sapore e limpidezza dell'acqua, pari al 75,9%. In merito alla fiducia a bere acqua di rubinetto, scopriamo che nel 2019 ancora una grossa quota di famiglie, il 29%, non si fida a bere l'acqua di rubinetto. Ultima informazione in basso a destra nell'infografica è relativa alle carenze infrastrutturali. Ci sono 40 comuni nel 2018 privi del servizio di rete fognaria e incide questo sullo 0,7% della popolazione.
Andando verso la conclusione di questa presentazione, l'infografica fornisce una fotografia a livello nazionale dei principali indicatori sulle risorse idriche discussi sul focus tematico, sicuramente in maniera più ampia e dettagliata. Si tratta di indicatori richiesti anche a livello internazionale da Eurostat, ONU, FAO, indicatori utilizzati per la produzione degli indicatori di sviluppo sostenibile, per gli indicatori riferiti al benessere equo e sostenibile, BEST, quindi indicatori di ampio respiro internazionale. I dati, come dicevo, sono stati analizzati a livello nazionale sull'infografica. Chiaramente si tratta di fenomeni molto variegati sul territorio. C'è una spiccata ed evidente variabilità territoriale e regionale di cui si ha evidenza leggendo il focus tematico e scaricando le tavole dati allegate alla pubblicazione, scaricabili chiaramente dal sito dell'Istat. Grazie per l'attenzione.